Per arrestare rapidamente il seriale, chi era e come agiva? Era un italiano di circa 35 anni, nella provincia di Venezia, ma gravitante in zona già da un po' di tempo, negli ultimi tempi senza fissa dimora, ed è appunto come abbiamo visto, insomma, il rapinatore che ha compiuto per noi almeno 5 rapine consumate nell'arco di una settimana, 10 giorni. È stato un connubio di servizi di controllo del territorio e investigativi che ci ha consentito poi ovviamente di sottoporre a fermo in polizia giudiziaria questo italiano 35 anni. Il modus operandi era, insomma, sempre lo stesso, armato di pistola, con volto travisato da mascherina, occhiali da sole e berrettino, si faceva consegnare i soldi e immediatamente dopo scappava a bordo di una bicicletta. Perché è presumibile che poi i soldi li riutilizzasse per acquistare droga data la sua dipendenza? Dai primi accertamenti è quello che ipotizziamo, per pagamenti di debiti o appunto come appunto risultato dalle prime informazioni per appunto acquistare droga. Tra l'altro era anche molto veloce durante i colpi, correva velocemente e poi si avvaleva anche di una bicicletta, ma nell'ultimo caso non è riuscito ad avvalersi. Molto veloce, ha messo in difficoltà il tabaccaio che è stato rapinato nel pomeriggio di ieri, che lo ha inseguito e appunto scappava a bordo di questa bicicletta che però ieri appunto ha dovuto abbandonare perché è colto, diciamo, in sorpresa dalla reazione del tabaccaio, e quello è stato un elemento che ci ha consentito con un servizio dedicato poi di arrivare al rintraccio e al successivo fermo. Intanto le indagini non sono chiuse perché il rapinatore seriale veniva ospitato da un'altra persona sulla quale sono in corso accertamenti. Su questo appunto, sul luogo dove ha dimorato, sono in corso accertamenti, vedremo di capire eventuali responsabilità di altri. Ok, torniamo al posto.